Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona Pasqua. Oggi, lunedì dell'ottava di Pasqua, il Vangelo ci mostra la gioia delle donne per la resurrezione di Gesù. Esse, dice il testo, abbandonarono il sepolcro con gioia grande e corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Questa gioia, che nasce proprio dall'incontro vivo con il risorto, è un'emozione prorompente che le spinge a diffondere e raccontare ciò che hanno visto. Condividere la gioia è un'esperienza meravigliosa che impariamo fin da piccoli. Pensiamo a un ragazzo che prende un bel voto a scuola e non vede l'ora di mostrarlo ai genitori. Un giovane che raggiunge i primi successi sportivi o una famiglia in cui nasce un bambino. Proviamo a ricordare ciascuno di noi un momento tanto felice che era persino difficile esprimerlo a parola, ma che abbiamo desiderato raccontare subito a tutti. Ecco, le donne il mattino di Pasqua vivono questa esperienza, ma in un modo molto più grande. Perché? Perché la risurrezione di Gesù non è solo una notizia stupenda o un lieto fine di una storia, ma è qualcosa che cambia la nostra vita completamente e la cambia per sempre. È la vittoria della vita sulla morte. Questa è la risurrezione di Gesù. È la vittoria della speranza sullo sconforto. Gesù ha squarciato il buio del sepolcro e vive per sempre. La sua presenza può riempire di luce qualsiasi cosa. Con lui ogni giorno diventa la tappa di un cammino eterno. Ogni oggi può sperare in un domani. Ogni fine in un nuovo inizio. Ogni istante è proiettato oltre il limite del tempo verso l'eternità. Fratelli e sorelle, la gioia della resurrezione non è qualcosa di lontano, è vicinissima, è nostra, perché ci è stata donata nel giorno del battesimo. Da allora anche noi, come le donne, possiamo incontrare il risorto ed egli, come allora, ci dice: non temete. Fratelli e sorelle, non rinunciamo alla gioia della Pasqua. Ma come alimentare questa gioia? Come l'hanno fatto le donne, incontrando il risorto, perché è lui la fonte di una gioia che non si esaurisce mai. Affrettiamoci a cercarlo nell'Eucaristia, nel suo perdono, nella preghiera e nella carità vissuta. La gioia, quando si condivide, aumenta. Condividiamo la gioia del risorto. E la Vergine Maria, che nella Pasqua si è rallegrata per il suo figlio risorto, ci aiuti ad esserne testimoni gioiosi. Regina Caeli laetare, alleluia. Quia quem eruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eum genetricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex omnum nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, rinnovo a tutti gli auguri pasquali
e ringrazio di cuore coloro che in diversi modi mi hanno inviato messaggi di vicinanza e di preghiera. A queste persone, famiglie, comunità giunga il dono della pace del Signore risolto. E vorrei che questo dono della pace arrivasse là dove più ce n'è bisogno, alle popolazioni stremate dalla guerra, dalla fame, da ogni forma di oppressione. Con affetto saluto voi, romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto i ragazzi e i sacerdoti della comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi in Inverigo e quelli del decanato di Appiano Gentile. Buon lunedì dell'Angelo. Continua la gioia della Pasqua. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.